GFVIP 7, Dana Saber mette in dubbio gli incurvassi, più di un'amicizia c'è niente, lei fa il personaggio da bambina dolce e carina ma. In attesa della 28ª puntata del Grande Fratello VIP, che andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5. I vipponi si scambiano qualche confidenza. Nelle scorse ore, Dana Saber e Nikita Pelizzon. Al televoto insieme a Nicole Murge, hanno parlato degli incurvassi. Edoardo Tavassi e Nicole Incurvaia appaiono sempre più affiatati che mai, i due ormai non si nascondono più e si scambiano effusioni sotto le coperte. La modella triestina crede che i due siano ormai belli cotti. Secondo me è vera, gli piace, ogni tanto ho la sensazione. Ed ho gli occhietti belli cotti. Lei penso anche. Lei qualsiasi cosa fa lui, qualsiasi movimento, qualsiasi lei è, sì, che faccia che fai. Non è dello stesso parere Dana Saber. Secondo la modella di origini marocchine fra i due c'è solo amicizia. Penso perché è simpatico, loro sono bellissimi insieme, carinissimi, complici, ma è qui che ti sbagli. Non è vero. Loro si vogliono bene sicuramente, sono complici sicuramente. Sarebbe stato più carino se l'avessero impostata solo in amicizia questa faccenda. Perché secondo me più di un'amicizia non c'è niente, da entrambi. Punto. Poi se fa bene. Aiuta di più avere un supporto, perché vedi loro potrebbero scontrarsi molto meno con le persone perché sono in due e sono complici più che in una storia. Io poi non sono dentro il loro cuore, non posso capire fino in fondo. Però quello che percepisco io è che non c'è. Assolutamente no, lei è molto brava. Perché comunque a volte dentro questo personaggio da bambina innocente, carina e dolce che le si illuminano gli occhi ogni volta che lo vede, eccetera eccetera. Poi a volte si dimentica che questo è il personaggio, esce da quel personaggio e non è più così. Sono due persone carine fondamentalmente, non metto in dubbio, ci sono cose che non combaciano, capito?